trovate in blister La salute in pillole, la rubrica con la quale il Policlinico San Marco di Mestre ci vuole aiutare ad avere maggiore consapevolezza per quanto riguarda la nostra salute. Oggi ci eravamo dati un appuntamento con il dottor Stefano Scarpa, dermatologo del Policlinico, per parlare in particolare delle ulcere del piede diabetico. Dottore, ben ritrovato. Avevamo deciso di trattare in maniera specifica questo argomento. Io partirei, se lei è d'accordo, con lo spiegare perché si parla di piede diabetico. Certo, diciamo che il diabete è una malattia multisistemica, si definisce, quindi che interessa diversi organi. Tra le varie complicanze legate al diabete, le due principali sono quelle legate a un'arteriopatia, che dà diabete, cioè una malattia, diciamo, delle arterie, e la neuropatia, e che hanno ovviamente effetti diversi a seconda dell'organo che vanno ad interessare. E nel caso specifico del piede diabetico, si parla di piede diabetico quando o la neuropatia o l'arteriopatia danno luogo a dei problemi a livello del piede che si esplicitano normalmente con la formazione di un'ulcera. Il piede diabetico è molto diffuso nella patologia diabetica tra chi soffre di diabete? Assolutamente sì, diciamo che se consideriamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato in circa 300 milioni il numero di diabetici nel mondo e che di questi il 15% andrà incontro a complicanze legate al piede diabetico, possiamo dare un'idea, cioè, un'immagine della... di persone. Esattamente. Allora, lei diceva che una delle manifestazioni tipiche del piede diabetico è l'ulcera. Sì. È un'ulcera che può avere quindi origini diverse? Origini diverse a seconda che sia causata da un problema a livello delle arterie o piuttosto che da un problema a livello nervoso. L'ulcera arteriosa normalmente è un'insorgenza più drammatica, è legata appunto a una situazione di ischemia, cioè di mancanza di apporto di sangue in un particolare distretto che può essere una parte dell'avampiede, delle dita, eccetera, e che quindi, se non trattata tempestivamente, può andare incontro a complicanze anche molto gravi. Diverso è il caso dell'ulcera neuropatica, in cui a causa della scarsa sensibilità caratteristica del paziente affetto da diabete, soprattutto a livello delle arti inferiori dei piedi, si possono formare inizialmente della callosità o piuttosto che un distrofismo, cioè una mancanza di idratazione della cute del piede, eccetera, che col tempo si vanno complicando, prima con appunto con una callosità sotto della quale si forma una bolla che poi si può trasformare in un'ulcera. Quindi si presentano anche in maniera diversa queste ulcere? Si presentano sicuramente in maniera diversa. Ma la cosa più importante da ricordare è che entrambe possono complicarsi con un'infezione. Quindi parleremo di piede neuropatico e arteriopatico, ma soprattutto di piede neuropatico infetto o arteriopatico infetto, che è una complicanza ulteriore che va a sommarsi, certo, a quella del fatto di, certo, avere già un'ulcera. Anche in questo caso, forse soprattutto in questo caso, è necessario un approccio multidisciplinare. Assolutamente, diventa, sì, fondamentale. Non può prescindere da una accurata terapia endocrinologica, quindi la cura del diabete, certo. La glicemia deve essere mantenuta in livelli in un range il più normale possibili. E dopodiché, ovviamente, a seconda del quadro che andremo ad incontrare, sarà importante che intervenga il chirurgo vascolare nel caso di un'ulcera arteriopatica, piuttosto che il radiologo interventista, che nell'applicazione di una metodica come l'arteriografia ci consente di andare a dilatare le arterie ed aumentare l'afflusso di sangue in periferia, ma allo stesso tempo un dermatologo che possa curare le complicanze infettive piuttosto che l'ulcera di per sé con medicazioni avanzate e quant'altro. L'angiologo, lo stesso, sono tutte figure che devono sapersi correlare. Muovere in squadra in qualche modo. Vediamo allora dal punto di vista proprio del dermatologo qual è l'approccio e quali sono i trattamenti possibili davanti a ulcere legate al piede diabetico. Innanzitutto è la prevenzione, insegnare al paziente che ha il diabete che deve trattare i suoi piedi come se fossero di cristallo, fondamentalmente.
quindi una cura attenta a ogni piccola variazione, una buona idratazione soprattutto della cute, in maniera da evitare che si formino piccole fissurazioni, ragadi che possono poi infettarsi e complicarsi con l'evoluzione di ulcere. Evitare che si formino callosità, quindi indirizzare da un podologo che possa fornire il paziente dei plantari di scarico, per cui con un migliore appoggio plantare non si formano queste callosità. Il curettage di queste callosità a sua volta è molto importante, tanto attento a non creare piccole ferite che danno luogo poi a complicarsi. E poi nello specifico qui a Policlinico San Marco, come dermatologia ci occupiamo anche di tutta la parte chirurgica delle complicanze, quindi dalle amputazioni minori alle maggiori vengono effettuate sempre dal team della dermatologia del Policlinico San Marco, alle medicazioni che poi verranno seguite, gli innesti di pelle piuttosto che l'utilizzo, come dicevamo la volta scorsa, di materiali avanzati di medicazione che sono molto importanti. Quindi trattamenti, lo ricordiamo ancora, molto diversificati, trattamenti che richiedono soprattutto in questo caso molta pazienza e molta attenzione. Assolutamente sì, pensare di avere una bacchetta magica purtroppo non esiste, e il fatto stesso che noi abbiamo tanti materiali di medicazione avanzata ci dà un'idea del fatto che le possibilità terapeutiche sono tante, è vero, ma nessuna di queste è la vera, è la sua. Certo. Quindi anche in questo caso dobbiamo scegliere di volta in volta, sulla base del quadro clinico, sulla base del paziente, la giusta medicazione e il corretto approccio alla cura. Perfetto, dottore. Purtroppo abbiamo esaurito i minuti che avevamo a disposizione. La ringrazio per averci dato un quadro così esauriente anche in pochissimi minuti. Contiamo di averla ancora insieme a noi nelle prossime puntate, nei prossimi mesi. Intanto grazie al dottor Stefano Scarpa del Policlinico San Marco. Con Blister noi ci ritroviamo la prossima settimana.